Mi sento ansiosa, eccitata, anche molto orgogliosa e molto felice del lavoro compiuto e ansiosa di vedere come verrà recepito dal pubblico. Anche se il Festival di Locarno è il più grande che abbia mai diretto, comunque il lavoro rimane lo stesso e per me vedere film e parlarne con un gruppo di persone che ho scelto e che sono tutte sia intelligenti, generose, molto competenti in termini di cinefilia, per me è un piacere immenso e anche per questo è un mestiere che io amo tanto. Il film noi l'abbiamo visto durante le nostre visioni di film italiani a Film Italia, ci è piaciuto veramente subito, è stato veramente un coup de cœur, come si dice in francese. E io ho subito chiamato Ginevra Elkann, la regista, per dirle quanto mi era piaciuto il suo film e perché. L'ho subito invitata in Piazza Grande a Locarno e dopo un po' di riflessione ci siamo detto che sarebbe stato addirittura un ottimo film di apertura. Perché? Perché primo, forse a livello un po' simbolico, è diretto da una donna. È un primo film e uno dei compiti maggiori del Festival di Locarno è scoprire nuovi autori e lei è una vera regista. Basta sentirla parlare del suo film, è una regista nell'anima. In questo film ha compiuto un lavoro di direzione di attori estremamente preciso e interessante. Ha portato queste due star del cinema italiano, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, a territori poco consueti per loro. Scamarcio recita una parte abbastanza malinconica, molto profonda, molto con un lato sottile doloroso, non è, diciamo, la sua specialità, nella sua filmografia e lo fa in una maniera molto commovente, molto forte. E invece l'Alba Rohrwacher, invece di fare una parte seria, abbastanza cupa, come spesso le viene attribuito nei film, invece recita la parte di una ragazza molto solare, molto gioiosa, molto seducente, molto erotica. E questo lavoro sugli attori è veramente molto molto forte da parte della Elkann. Era di finzione italiana che si chiama Hogar di Maura Del Pero. La storia di questo film è legata in un qualche senso al Festival di Locarno perché diciamo che sarebbe una success story del programma di coproduzione di Locarno Pro Match Me, perché il giovanissimo produttore di questo film, Alessandro Amato, con la sua società Disparte, presento questo progetto a Match Me un paio di anni fa e adesso torna a Locarno in concorso internazionale. Il film è girato in Argentina, una coproduzione con l'Argentina e è molto interessante perché racconta la storia di queste giovanissime madri figlie che sono accolte in un convento da suore. O incinte o con bambini piccolissimi. E è un film molto molto sottile, molto molto interessante e siamo molto contenti di introdurre in concorso proprio un'opera prima italiana. In Cineasti del Presente, che è il concorso anche lui internazionale dedicato a opere prime, seconde e terze, presentiamo l'opera seconda di Davide Malducci, che si chiama L'Apprendistato, che tra l'altro è stato girato nei dintorni di Locarno in una scuola alberghiera dove ragazzi molto giovani, hanno tipo 14 anni, sono formati per diventare dei camerieri di alto lusso.
In fuori concorso c'è uno slot con due opere di grandi registi italiani. Da una parte il nuovo cortometraggio di Yuri Ancarani, che è un fedele del Festival di Locarno, e presenta questo film che si chiama San Vittore, che è un'opera corta però molto forte, molto importante, basata su disegni di bambini che vanno a visitare i propri genitori in carcere. Il nuovo film di Giovanni Cioni, notissimo e a mio avviso importantissimo regista di documentario italiano, che ha fatto un film basato su degli workshop che ha fatto in carcere lavorando con dei detenuti su il testo del film di Pierpaolo Pasolini, Che cosa sono le nuvole. Beh, il festival è internazionale, mi faceva piacere parlare dell'Italia, però ovviamente gli spettatori potranno scoprire tra Piazza, Concorso Internazionale, Moving Ahead, che è la sezione sperimentale, Fuori Concorso, eccetera, film provenienti dal Giappone, dall'Indonesia, dall'Ungheria, dal Brasile, dal Messico. Cioè, come ogni anno, tutto il mondo si ritroverà al Festival di Locarno con sempre sguardi d'autori molto forti sul mondo nel quale viviamo.